Ciao a tutti, da Fabrizio ed eccoci qui a parlarvi di una nuova lezione che ci basiamo su capire quale versione fra Ubuntu Desktop e Server vi conviene utilizzare. L'articolo è tratto dal sito di informatico di Noir Solutions che potete vedere. È questo qua. Bene, andiamo a vedere un attimino quale è l'argomento del contendere. Vediamo in questo articolo di capire le principali differenze tra Ubuntu Desktop e Server, ossia una delle principali distribuzioni di Linux, oggi la più utilizzata insieme a CentOS. Generalmente noi parliamo sempre di versione desktop è quella più conosciuta, qualche volta si sente anche di parlare di versioni server. In realtà ne esistono 5, che sono appunto la Core, la Kilin, la Cloud, Desktop e Server. Generalmente le altre tre sono versioni di nicchia, molto poco utilizzate e in modo particolare sono applicazioni molto dedicate, quindi settoriali a argomentazioni specifiche, diciamo. Ma ovviamente se voi siete qui è perché avete bisogno di capire quale sia la differenza tra server e desktop e nel caso specifico è bene che sappiate che sostanzialmente si dividono in tower e rack. Tower è proprio identificativo del nome che spesso si viene a sentire come dispositivo tower, ossia il computer che avrete a casa che ha una sua torretta. E in questa torretta ovviamente c'è messa tutte le componenti informatiche del computer, che sono la CPU, che sono la RAM, che sono ovviamente l'ALU, il demux, i vari bus del processore, eccetera, eccetera. Lo stesso ha il rack. C'è una differenza sostanziale però fra le due versioni. La prima sostanzialmente viene utilizzata